Sei l'uomo più importante della mia vita. Sì, proprio così. Sei l'uomo più importante della mia vita. Beh, ma come mai? Che succede? Che succede? Perché continua la più grande storia d'amore del Web 2.0. È una storia che va avanti a puntate. E un giorno se ne parlerà, come si parla delle grandi storie d'amore, io so, Giulietta e Romeo, ma diciamo che invece più adatta per l'età è la storia del grande filosofo Abelardo, grande filosofo Abelardo ed Eloisa, perché ad Abelardo gliel'hanno tagliato, ad Abelardo gliel'hanno tagliato. Beh, insomma, sei l'uomo più importante della mia vita. Beh, vi ricordate il mio recente video intitolato Elena e Serafino di Disonorati, dove io parlavo di una crudele analisi fatta dalla psicologa di Padova Anna Maria, perché tutto nasce dal fatto che Elena Ferrara che c'è a Palermo un meraviglioso ninfeo in via Papireto numero 10, via Papireto numero 10, cari amici, io ci sono già stato 2 volte. E questo qua, vedete, cari amici, per chi non lo sapesse, vedete, questo qua, lo vedete? Fermo immagine, fermo, guardate un po', guardate che roba. Beh, recentemente si era scusata con me, dicendomi, scusami Serafino se non ti ho potuto scrivere perché sono dovuta stare fuori dal ninfeo per 24 ore. 24 ore, addirittura andata a dormire da una sua amica, perché un ospite del ninfeo era andato per il ninfeo con delle cattive intenzioni, capito? Era andato nel ninfeo per fare con Elena Ferrara le brutte cose, ed Elena Ferrara non le voleva fare le brutte cose col suo ospite, per cui è uscita di casa, fuori, è andata fuori 24 ore, 24 ore. 24 ore, pensate, è uscita da casa sua e così. Allora io ho chiesto a Elena Ferrara: senti, Elena Ferrara, ma come è andata a finire con l'ospite? Non è che poi magari lui ti ha posseduta? Dice: ma ci mancherebbe altro, ci mancherebbe altro. E io le ho risposto: ma guarda che noi ci dobbiamo sposare. Però io ho 75 anni ben compiuti, tu ne hai appena 31, c'è una bella differenza di età. E io sono contento se tu le tue belle esperienze le fai tutte prima del matrimonio, no, no dopo. No dopo, capito? No dopo. No dopo. Perché dopo magari le devi fare di nascosto. Se invece le fai tutte prima del matrimonio, dopo non hai più bisogno, come si suol dire. Le tue cartucce, sparale tutte adesso, prima del matrimonio, così dopo non hai più cartucce da sparare. E lei mi dice, non c'è bisogno, perché tu sei l'uomo più importante della mia vita. Mi dice così, al telefono mi dice così, tu sei l'uomo più importante della mia vita. Allora io le ho detto, senti un po', ma tu te la senti? E di metterlo per iscritto, che io sono, cioè di mettere nero su bianco che io sono l'uomo più importante della tua vita. Lei mi ha detto: sì, beh, ora mettimelo su bianco. E lei me l'ha messo su bianco. Messo su bianco. E io il suo messaggio lo diffondo erga omnes. E voglio sapere che cosa avrà da dire in merito la cara psicologa di Padova, Anna Maria. Quale sarà l'analisi psicoanalitica che la cara psicologa di Padova Anna Maria farà su questa frase, questa dichiarazione di Anna Maria, che io sono l'uomo più importante della sua vita. E sì che è stata anche nelle lontane Americhe, è stata sia sulla costa orientale che sulla costa occidentale, come una hippie, come una hippie. Beh, cari amici, questa è la situazione. Capito? Capito, cari amici, questa è la situazione.
E ho detto: Carella, guarda che nel futuro me le devi raccontare tutte queste vicende, di quando tu devi uscire dal tuo ninfeo, perché ci sono degli ospiti che vogliono fare con te le brutte cose, capito? Perché io poi ci faccio i video. E i video non li faccio per acchiappare audience, come ha detto la psicologa di Padova, ma non faccio per acchiappare, no! Questo è un divertissement, perché questa, sfido chiunque a contestarlo, questa è la più grande storia d'amore del web 2.0. Un giorno se ne parlerà, così come già si parla della grande storia d'amore di Abelardo ed Eloisa. Ed Abelardo glielo tagliarono, capisci? Capite, cari amici? Ad Abelardo glielo tagliarono, cari, glielo tagliarono. Beh, allora io nel riassunto di questo video ci metterò il messaggio di Elena Ferrara, dove proprio lei dice che io sono l'uomo più importante della sua vita. Voglio proprio vedere cosa in merito ha da dire la psicologa di Padova, Anna Maria. E poi ci metterò pure il video intitolato Elena e Serafino disonorati. Ok, cari amici, a tutti tanti cari saluti da Serafino Massoni e ricordate che questa è la storia d'amore più importante del web 2.0.